Boom! Ciao a tutti amici softeristi e softgunner e bentornati su Isles of Caesar. Io ovviamente sono Caesar e oggi facciamo un'altra recensione molto carina e succulenta, perché è una cosa un pochino particolare che proprio non si vede tutti i giorni. Una pistola, voi dite, vabbè, una pistola, portate tante, Caesar, certo. Una pistola che tra l'altro a me non fa neanche impazzire, ma è particolare e ve la voglio portare. Cosa vi porto? Oh, la berretta di Mamma Marui. Allora, essendo che siamo italiani, siamo anche giustamente campanilisti, ho detto portiamo qualcosa che è nostro. Ho portato la berretta. Il buon Omar è riuscito a trovarla per un cliente estremamente particolare e mi ha detto guarda, ne ho presa un'altra, dice provala, facci un video, vedi un po' cosa ne pensi e poi niente, gliela riconsegno così. Bene, detto questo andiamo a vedere che c'è dentro questa scatolozza. Abbiamo questi super sparaflesciosi volantini con scritto che se ti spari negli occhi sei un ebete, e poi c'è il super manuale. Come vedete, neanche lo sto a scartare perché ovviamente è plastificato, non lo sto neanche a aprire per coerenza. Abbiamo il nostro bel caricatore, la nostra bella replica, Astina pulisci canna, BB da buttare al fuoco e i cursori del caricatore di riserva, cosa che fa sempre la Marui, che è sempre una cosa bene accetta. Bene, questa è la replica, andiamo a trovare il tappino rosso. Guardate che bella, guardate che bella che è molto molto carina. È ovviamente plasticosa, ragazzi, è Marui, d'accordo, è Marui, però io l'ho provata, sono rimasto piacevolmente colpito dalla sua balistica e dal suo funzionamento, dal suo rinculo, dal suo scarrellamento, che devo essere sincero è molto più forte di tante altre repliche, vedi le Glock per dire, e c'ha la bellezza del suo bel cane a doppia azione, cioè le sue sicure ambidestre. La pistola è fatta bene, questa è la 92F, che quindi ha tutti i loghi US Military Corp, ovviamente. È una pistola ovviamente molto più old school. Non abbiamo, ci sogniamo ovviamente sul carrello superiore posto per poter mettere dot, ci sogniamo slitte inferiori per mettere le torce, però è una pistola che fa il suo, è una di quelle pistole che comunque ti porta a fine giocata, che comunque ha una precisione e una balistica che funziona bene. E è una pistola che non, ormai non si vede più tutti i giorni in campo, perché ovviamente le polimeriche come le Glock, come le MP, come le P320 ormai stanno spopolando, ma questa secondo me è una di quelle repliche che non deve andare nel dimenticatoio. E ripeto, io non sono di parte perché a me non piace. Io preferisco grandemente le Glock, preferisco di gran lunga le SIG, preferisco di gran lunga le MP, preferisco di gran lunga altri tipi di pistole. Però a me questa piace, nonostante che io nel maneggio, nel brandeggio dell'arma non mi trovi bene, non mi trovi bene perché non lo so, non mi sta in mano come vorrei. Attenti ai doppi sensi, ragazzi, non lo scrivete nei commenti, vi osservo, vi guardo, vi banno, guarda che vi banno, non diciamo queste porcherie. Detto questo, la pistola funziona bene, mediamente precisa. Se volete la prova di tiro, me la scrivete nei commenti. Ovviamente c'è il suo bello pap regolabile, c'è tutto quello che la Marui ci ha sempre abituato. Adesso metto su un bel gassettino e vediamo come cicla la bimba.
Eccoci tornati, gas inserito. Raga, questa è una pistolina che è veramente ultimamente molto rara, molto complicata da trovare. Già i Marui in generale, le Marui si fa fatica. Questa è un giocarello molto molto raro. Vediamo come va. Sentite che ciocche? Senti che roba? Cioè, hai sentito che roba? È totalmente diversa la sensazione, la risposta del rinculo della pistola, del movimento del carrello rispetto a una Glock della Marui, rispetto a una qualsiasi altra pistola della Marui. Perché io un movimento, una traslazione di questo genere su una Marui non me lo sarei mai aspettato, e non ho messo dentro ipergas, un semplicissimo Protec, ok? Quindi non c'è dentro il demonio, il puffdino, oppure dentro quello nero, il gas russo, il Cristo e la Madonna. No, non c'è niente, c'è un semplicissimo Protec che va benissimo. Però la pistola, a parer mio, cicla egregiamente, sopra la media, sensazione del grilletto mi piace, differente, completamente differente dalla Glock, corsa, scatto, reset, completamente diverso, è un feedback diverso a cui non sono abituato, non mi fa impazzire, non mi fa impazzire, preferisco un grilletto molto più secco come quello della Glock, preferisco un grilletto dove io debba tirare meno, cioè mi ci devo appoggiare e il grilletto vada meglio, lo faccia scattare meglio, però, cioè, sentite, va veramente bene, va veramente bene. Sono rimasto sorpreso, infatti Omar me l'ha detto, mi ha detto guarda che questa va diversamente. E devo dargli ragione. Lì prima ho detto: ma che cazzo dici, tanto c'è da venderla, grazie alla minchia che mi dici guarda questa è. E però effettivamente sono rimasto sorpreso, non me l'aspettavo. Quindi chi le trova, chi riesce a procurarsele, è sicuramente, anche piace il genere, ovvio, è fortemente consigliata, perché ciclo, balistica, camere, cose, residui, cioè tutto veramente alla grande, cioè guardate qua, tutto pulito, perfetto, non c'è melme, non c'è merda, non c'è niente, raga, è una gran pistola. Mi sono dovuto ricredere, devo andare a Omar e digli vecchio, c'avevi ragione, porca, c'avevi ragione. Detto questo, ovviamente andate a chiederla se per quando uscirà il video sarà ancora disponibile. Non mi resta altro che dirvi la solita tiritera: likeate a bestia il video, campanella, iscrizione, insomma, condividete, aiutate la community e il canale. Vi do appuntamento a un prossimo video e ricordate sempre: Mix of Time, Great Again.